giudice di sedia, il cileno bravo aspetta che il suo collaboratore dica se la palla ha toccato meno la riga. Questa ha toccato. 0-40. Maestria, la Zvereva è molto nervosa. Giocare e perdere con una sconosciuta in campo internazionale, perché Francesca praticamente è l'ultima entrata anche della porta di servizio, perché è arrivata dalle qualificazioni. Numero 329. Poteva aspettare il rimbalzo, poi era molto profondo il pallonetto, era difficile con la luce artificiale seguire tutta la traiettoria di un lob, è molto complicato. Stiamo rivedendo l'errore, mentre adesso torniamo in cronaca. Tentato il drop shot, 0-30. Non deve cambiare il gioco. Ma è stuzzicare il can che dorme anche nel tennis. Questo detto vale. Da 0-30 a 30 pari. La Zvereva è infastidita per il fatto che sta perdendo contro una giocatrice molto più debole di lei. Perciò è molto combattuta se umiliarsi ad un lavoro lento ma faticoso, oppure tentare tutto per tutto con colpi molto sbrigativi. Al primo momento critico il pubblico di Francesca Bentivoglio, il pubblico del Foro Italico subito interviene con un applauso di incoraggiamento, accompagna praticamente per mano questa ragazzina di 16 anni. Parità. Parità.
Stop volley vincente della Zvereva, vantaggio per la Bielorussa. Questa palla break, la Zvereva commette molti errori, del resto gli stessi errori che ha commesso anche la Novotna, ma bisognerà pure cominciare a pensare che la Bentivoglio, che con il suo gioco riesce anche a procurarseli, perché non è solamente una cattiva giornata delle tenniste più forti. La concentrazione e la determinazione sono veramente a mille. Ancora una volta il tentativo della smorzata non va a segno nella palla del 3-0. Ancora parità. Praticamente in tribuna finisce questo colpo della Zvereva. Peccato. Vantaggio esterno. E questa volta deve cedere il servizio, ha avuto un paio di opportunità di aumentare il suo vantaggio sul 3-0, invece deve continuare a soffrire perché la Zvereva è lì nei pressi, che ha ottenuto il contro break. Siamo 2-1, 7-5, 2-1 Bentivoglio, che certamente deve ancora affinare non solo la sua tecnica ma soprattutto fare esperienza, ha dato grosse possibilità, anche nel primo set ha avuto 6 set point prima di chiudere, solamente perché, come dice lei, è molto cocciuta, testarda, e questa testardaggine le permette di rimanere in gara con forza. Adesso si avvolta un asciugamano, se Balani può andare sulla nostra giocatrice.
avvolta con un asciugamano alla testa proprio per recuperare anche mentalmente un training autogeno. Silenzio per favore. Non ci voleva questo conto break, perché il 3-0 avrebbe certamente fiaccato ulteriormente a livello psicologico la Zvereva, che invece adesso torna in partita. Come vedete, alla tennista russa le partono i colpi con grande facilità. Insieme a Gigi Fernandez ha vinto vari titoli importanti nel doppio, Roland Garros, Wimbledon. Siamo 30-0. Zero, piccolo passaggio a vuoto dal possibile 3-0. Adesso la Zvereva ha l'opportunità di agganciare la nostra giocatrice sul 2 pari. Aspetta il rimbalzo, giustamente, ma non è che è molto alto ma corto. 40-15, poi gioca tutti i punti da ben ti voglio, non è che calcola che è in ritardo. Già pensa al game successivo. E ancora lì, che vuole vincere questo quarto game. Fa partire la risposta, che finisce però sul nastro. 2-2. Da 2-0 a 2 pari. Il game precedente ha visto la Bentivoglio con la possibilità di aumentare il vantaggio, ma bisogna andare avanti, vediamo. Fortunata, aveva giocato una palla corta, rivediamo una risposta data il recupero con una sola mano, riesce a mettere sotto la racchetta a giocare una controsmorzata. 15-0. Qui esce fuori la doppista, grande classe. 15 pari.
15.30, un'ora e 24 minuti di gioco, ancora una leggera vena di stanchezza, speriamo che sia solamente passeggera. Certo che la tensione consuma energie. E vedete che ci sono errori proprio di nervosismo. È un po' stanca. Francesca è un po' stanca in queste ultime battute, ha commesso degli errori, è coinciso con la reazione immediata del tennista di Minsk. Dice abbiamo fatto un collegamento speciale, non pensavamo che fosse così breve. Del resto la Graf alla fine degli anni 80 era irraggiungibile, imprendibile. Dunque break della Zvereva al quinto game. È ripartita a testa bassa adesso la Bentivoglio, vedremo se è in grado di continuare nella sua bella corsa. Doppio fallo, il terzo, dell'incontro, due ne ha commessi la Zvereva, uno la Bentivoglio. Strappa un po' troppo questa risposta, infatti come tutti i tennisti, le tenniste quando commettono un errore ripetono il movimento per risentire il gesto nella giusta posizione. 15-40, fuori la prima. Seconda, due doppi falli in questo sesto game, siamo tre pari, due break per parte. Per favore. Largo questo rovescio, 0-15. È il momento degli errori, ma
Il match è sempre molto teso. Tre pari, 15 pari, 7-5, 20 voglio nel primo set. No! 15-30, 15-30. Primo piano per il cileno Pedro Bravo, uno degli arbitri professionisti. Non riesce a rispondere in questo game. Un game pieno di errori e di paura. Agonistica si intende. Torna in vantaggio Francesca Bentivoglio dopo un passaggio vuoto nella fase centrale e ritorna a farti di dollari, niente male per la bielorussa. 15-15. Ricordo che c'era proprio l'anno dell'88, c'era Cesnokov che si lamentava perché i sovietici dovevano dare quasi tutto il ricavato, i guadagni alla federazione nazionale, mentre tutti i loro colleghi guadagnavano migliaia di dollari. Le cose sono cambiate perché adesso sono liberi professionisti, credo che abbiano addirittura residenza qualcuno a Monte Carlo. Imprendibile questa palla corta. Siamo 30-0. La risposta finisce proprio sulla riga di fondo, molto violenta, 30-15. Bella grinta. E adesso addirittura la palla del 5-3, una palla break che può valere il match. Il pubblico molto competente sottolinea il momento importante con un applauso ritmato. Vediamo, tiene la prima la Zvereva, ha chiamato il net. Un momento molto importante, attenzione, giudice del net, vedete, con la mano sul nastro, immobile. Ah, il passante strappato via. Molto esperta la Zvereva,
non ha lasciato tempo di pensare alla Bentivoglio. Parità. Finisce in rete questo attacco portato con poca convinzione. Ha capito la Svereva che ha esagerato in un momento in particolare agonismo, adesso si sta mantenendo più calma, sta giocando contro una tennista molto giovane e soprattutto di casa. È sempre questa occasione del 5-3, guadagna un paio di metri in avanti. Poi piazza il colpo vincente in lungo linea di rovescio. Parità. Due palle break ancora una volta non trasformate. Certo che di occasioni ne ha avute tante. Nel primo set vinto 7-5, ripeto, 7 set point. Vantaggio interno. E siamo 4 pari, 8 palle break, 2 palle break non trasformate in questo ottavo gioco. Un'ora e 39 minuti. Spedisce la sua avversaria praticamente in tribuna e questo colpo che esegue con bella sicurezza. Quindici pari. La Svereva alterna delle cose molto belle, degli errori
davvero non provocati. Sembra che faccia fatica a giocare con continuità. Vedete, questa è la risposta che esce abbondantemente. 30 pari. 30 pari. La nostra giocatrice è certamente più continua, anche se naturalmente meno esperta, è soggetta quindi ad alti e bassi psicologici, che sa ben celare e reagire. Palla break. Ancora una volta la risposta di rovescio. Pari. Finisce fuori. Dritto strappato non è niente male. Vantaggio ora interno. E siamo 5-4. Annullato una pericolosissima palla break. Dicevo appunto come la Zvereva da 1 ora e 43 minuti, e la Bentivoglio continua a farci sognare. Questa è l'ultima partita degli ottavi. La vincente affronterà la Sabatini nella parte A sulla Kötzer, quindi Sabatini che aspetta la vincente di questo incontro. Nella parte inferiore la Uber affronterà la questi gli accoppiamenti dei quarti, e speriamo di trovarci un'azzurra, una tennista di casa nostra. È molto vicina la Bentivoglio all'impresa. Zvereva insiste con il dritto incrociato, ottenendo il punto 15-0. No! 30-0. Ci riprova in una giornata senza cerca in tutte le maniere di ripetere l'exploit compiuto contro la Novotna nel turno precedente. Zero quindici. Brava Francesca, 15 pari. 15 pari. 15.
Vedete, malgrado il 7 perso ancora a una grinta, ancora tutta da spendere. Adesso si è rimessa di nuovo a sbagliare, la svereva. Quando c'era da giocare bene, però, come la parte finale del secondo set, era molto brava e attenta. Voglio parte bene in questo terzo set, conquistando il gioco in apertura. Non riusciamo a comprendere un po' questi alti e bassi della Zvereva, che sembra quasi che in questo game volesse liberarsi della palla, mentre nei game precedenti, secondo set, è stata molto attenta. Un secondo set nel quale la Bentivoglio ha avuto la possibilità sul 2-0 con un break a favore di aumentare il vantaggio portandolo sul 3-0, non c'è riuscita, così sul 3-3 è tornata in vantaggio 4-3, poi palla del 5-3. Poi sul 6-5 anche la possibilità di giocare il tie break, invece è stata la Zvereva a chiudere il set in suo favore con un 7-5, lo stesso punteggio in favore nel primo della Bentivoglio. Silenzio. Secondo gioco. Dimentichiamoci che la Zvereva è stata anche numero 5 del mondo nell'89. Attualmente numero 22. Ecco, adesso avete visto con quale facilità abbia messo a segno il suo punto in lungolinea. 15 pari. Francesca Bentivoglio è da ammirare sotto tutti i punti di vista, perché ha la sua prima esperienza vera, addirittura proveniente dalle qualificazioni. Sta giocando alla pari. No! 30-15. Contro le più forti tenniste del mondo. Sta giovanissima romagnola, l'accademia guidata dal tecnico Falaschi di Cervia. 40-15, due palle per l'uno pari.
fallo inquadrare due un'altra volta perché se... brava la Zvereva che sotto rete davvero una delle tenniste meglio attrezzate. L'anno scorso ha vinto con la Gigi Fernandez Roland Garros, Wimbledon, US Open, insomma al massimo. Avete visto per un attimo il clan dei tecnici di Cervia. Servizio 20 voglio 15-0. Lo smash secco. Raggiunge la palla, mette in lungolinea, la sua presa a due mani certo non la favorisce su questo tipo di colpo, ma pure con buona coordinazione non lascia la presa, comunque il tempo per giocare in lungolinea. Siamo 40-0, 2 ore e 5 minuti di gioco. E siamo 2-1 in questo terzo set. Certo non potevamo immaginare che una nostra tennista potesse raggiungere questi livelli al di là delle imprese della Cecchini, della Reggi che non gioca più, la stessa Reggi che di Faenza. C'è un buon pubblico che ha sfidato davvero la pioggia e il cattivo tempo pur di assistere a questa grande speranza del tennis italiano che ormai si chiama Francesca Bentivoglio, campionessa del mondo under 16 in doppio e anche nel singolare under 14. Sotto la luna romana via al foro. Largo 0-15. Rimane in campo il pallonetto difensivo di Francesca che viene poi però aggredita con una palla molto violenta, lo smash a rimbalzo, 15 pari. Oh.
sul nastro questo tentativo d'attacco. La Svereva lascia molto giocare, poi qualche volta prende l'iniziativa, va incontro a degli errori gratuiti, poi gioca dei colpi di grande classe, alterna insomma a delle cose gregge ad errori davvero grossolani. Qui rischia troppo la Bentivoglio. 40-15. Poteva aspettare certamente il rimbalzo, ma pallonetto molto alto con la luce artificiale, difficile da giocare, da controllare la traiettoria. La risposta è violenta. Larga la prima. Stecca malamente il colpo la tennista di Minsk, 22 anni. Attenzione, palla del 3-1, ha avuto tantissime occasioni, prima abbiamo visto le occasioni break trasformate. Ecco il servizio quando vuole riesce ad ottenere il punto. Sembrava che la palla precedente fosse destinata ad uscire, invece è rimasta in campo, poi lo smash angolato, non molto forte ma difficile da riprendere. Seconda opportunità. La Svereva è davvero una testa calda. E forse nel circuito quella che gioca meglio a tennis come classe, però certamente non è, come tutti i giocatori, molto tecnici, non è molto continua. Salta sul nastro ma ricade nella metà campo della Bentivoglio, dunque
vantaggio interno. Partita lunghissima e estenuante, sempre però molto intensa. Vedete, si è messa la mano sul viso per non vedere, questa occasione è sfumata. La Serena insiste, ma il punto della Bentivoglio, col suo colpo più naturale ed efficace, il rovescio lungo linea. Ci piace la grinta di questa tennista romagnola. È molto stanca Francesca. Questo ace, la Svereva già pronta per rispondere, sembrata buona, infatti il giudice di linea dice che la palla è buona, scende il cileno Bravo, no, la palla è buona, dobbiamo dire anche noi abbiamo visto che forse ha toccato la linea. Ecco che rivediamo, ma questa angolazione è quasi impossibile, ma... Gioco. Siamo due pari, due opportunità per portarsi sul 3-1. Discute molto la Bentivoglio anche contro la Novotna, ha preso alcune decisioni non proprio fortunate, ha fermato il gioco per chiamare la verifica del punto. Si fa risentire di nuovo il pubblico del foro con il suo grido di incitamento su questo secondo passante. Sempre molto determinata, sempre molto attenta. Beh, ci piace, dobbiamo dire, questa grinta, questo grande agonismo di una ragazzina tennista italiana finalmente protagonista, al di là di come andrà a finire il match. Molto alto, ma è la Bentivoglio che conquista questo quinto game, 3-2 la situazione. Una giornata piena di pioggia, gli incontri hanno avuto un po' un andamento di rimanere al vertice. Combattutissimo l'incontro tra la Huber e la Gorosciategui, la 19enne argentina. La Huber, dopo aver perso il primo 6-1, è andata a vincere 6-2 e 6-0.
Anche la Pirz ha lottato ma ha perso dopo due tie break, entrambi per 7-3 nei confronti di Marijo Fernandez, testa di serie numero 4. All'appello degli ottavi di finale mancavano solamente 5 teste di serie. Per fortuna un posto di questi era occupato da un'italiana che ai sedicesimi aveva eliminato la nuova testa di serie numero 7. Silenzio. No. 3-2, Bentivoglio al servizio Zvereva. Quindici pari. È fuori la risposta di rovescio, 15 pari. Quindi ci rivediamo a questo punto, perché una reazione davvero ci sembra eccessiva, non so quale sia stato il dialogo con il giudice di sedia, ma tutto regolare adesso. 40-15.
40-30. 40-30. Per favore, vuole dire. Lunga la prima. Tre pari. Continua a Bentivoglio con la sua solita grinta. È veramente un diesel di pazienza e di potenza, perché la ragazzina che ha i suoi primi passi in campo internazionale nulla la turba. Molto campo a disposizione la Zvereva per infilare questo dritto incrociato. 15 pari. Quindici-trenta, si è messa a giocare bene, a tratti poi la Zvereva commette qualche errore di troppo, ma la fase finale del secondo set, bisogna dire adesso, in questo momento centrale del set conclusivo, la bielorussa mi sembra che sia in ottima forma. Segno Francesca. 30 pari. Sul nastro questa risposta. 43. Palla del 4-3. Tante occasioni non trasformate dalla Francesca Bentivoglio, che indubbiamente ha nella sua grinta e testardaggine, diciamo, le armi migliori, ma molte occasioni andrebbero concluse prima, anche perché ormai le riserve nervose e fisiche sono quasi esaurite. Bella, lavorando dritto in contropiede. Non c'è dubbio che Francesca Bentivoglio, come succede spesso nello sport,
24. Gli ho fatto quello scatto improvviso di qualità fino a qualche settimana fa, ha giocato tornei minori, adesso pur entrando nella porta di servizio del tabellone principale attraverso le qualificazioni, adesso sta giocando alla pari, è una protagonista del torneo. 4-3 Bentivoglio. Quale Bentivoglio 4-3. Dicevo appunto come questa ragazzina che viene dalla terra di grandi tennisti, di grande, con il maestro accanto della Tennis Cervia. Che ha qualcosa evidentemente agli occhi. Silenzio, 4-3 Bentivoglio, 7-5 al primo per la Faentina, 7-5 per la tenista di Minsk. Il match è veramente alle ultime battute, il match è lunghissimo, estenuante. A tratti anche vibrante, ma no, la palla è buona. Il giudice di sedia interrompe il gioco e il cileno Pedro Bravo interrompe il gioco, come gli consente il regolamento, per chiamare l'out. Rivediamo. Io dalla mia postazione ho visto dentro il campo, addirittura dentro la riga, una chiamata inopportuna, ci sembra, ma l'arbitro ha sempre ragione, perciò rispettiamo. Zero. Seconda di servizio, la Zvereva, 30-15, si prende molte pause, ma quando solamente è in vantaggio oppure quando sente di poter recuperare, perché nei momenti difficili la Zvereva è sempre puntuale. Buon servizio, si procura il punto, il game 4 pari, indubbiamente c'è molto equilibrio in tutti i set, molto combattuti, come indica del resto il punteggio. Vediamo gli esponenti della MG.
che insieme alla federazione hanno organizzato questi campionati già da qualche anno. Quindi 20 voglio 15-0. 4 pari 15-0. Si esaurisce mai la grinta di questa ragazzina romagnola. Vedete che continua ad avere dei fastidi agli occhi, evidentemente soffre di qualche allergia. La 22enne tennista di Minsk. Chiede ora il giudice di sedia la verifica del punto e effettivamente la palla è fuori. In precedenza non eravamo d'accordo con l'arbitro professionista cileno, ma siamo 30-0, seconda palla di servizio. È entrata nel campo la Zvereva, ma ha trovato l'accelerazione giusta per infilare in lungo linea. 40-0. La prima, il nastro. 40-15. Continua incredibilmente l'avventura della Bentivoglio che dopo aver vinto il primo set a 7-5, lottato, sofferto, non trasformato occasioni numerose nella seconda partita, persa con lo stesso punteggio, adesso si trova di nuovo in vantaggio a 2 passi dalla vittoria. Mi sembra che questa ragazza stia un po' meravigliando non solo gli addetti ai lavori ma tutto il pubblico del Foro Italico. Al massimo c'è la console. Chiama il tempo il giudice di sedia alle due tenniste e vediamo che cosa succede adesso. Certo che nel caso di vittoria la Bentivoglio, silenzio per favore, davvero confermerebbe tutto quanto di bello e di buono è stato detto e scritto su di lei dopo la vittoria sulla Novotna, e questa è la vera prova del 9 per la 16enne di Faenza. Manifestando ancora una buona freschezza atletica, conquistando il primo 15 del decimo game. Thank you.
Pereva, servizio 0-30, mancano due punti ad una vittoria meritata e sofferta. Se ne va questa risposta, 15-30. Certo che Francesca non si tira indietro, tira tutti i colpi. L'istinto della match winner indubbiamente ce l'ha dentro. Facciamole fare un po' di esperienze, poi magari possiamo dire di avere una tennista di classe internazionale. Il tempo di stare sul ventivoglio. Balani, guardiamola intensamente con le telecamere, l'atteggiamento, come gioca questo primo match point. Per favore. Due match point. Ebbene signori, possiamo dirlo forte, abbiamo una campionessa nei quarti di finale contro la Sabatini. Il pubblico tutto in piedi saluta il successo di questa nuova stella del tennis italiano. 16 anni, sentite canti di gioia e di vittoria, davvero stupenda, una vittoria voluta a tutti i costi, eppure sembrava gettata al vento perché le occasioni sono state... E anche il giudice di sedia, il cileno bravo, aspetta che il suo collaboratore dica se la palla ha toccato meno la riga. 0-40.